Pacific Harbor, Oregon. Quindi siamo vicino comunque ad Arcadia. Anzi, Arcadia. Piccola macchina. Okay, Mushroom, you can chase me, then chomp. No. Come, see if you can catch me. Ow! Prima o poi glielo dovremmo dire. Hey, let's play fetch with the pup. Really? Yes. Let me do a test throw first. Cool? Well, okay. But I'm next. Okay, puppy. Go wide. Come on, Mushroom. Get it! Go, Mushroom! Che carina! L'ha persa. No, good adesso doggy. Voglio un cucciolo. I think we need a frisbee. Whoa, what did you find? Hai riportato qualcos'altro? You just killed a shark. You deadly mushroom. She's awesome. Now she wants me to throw the stick. Okay, here. Watch how fast she'll get the stick. You go for it. Just don't throw it too far. I won't. I swear. I mean, I promise. Come on, Mushroom. Come on. Look, it's a stick. Fetch. Come on, Mushroom. Get that stick. Looks like these two are getting along. It's good to see him like non that. Non posso rimanere per sempre con lui. Well, I got you that room. Seriously? It's only a room. No big deal. Look, I had tough times when I started out. And some strangers saved my life. Thank you. Now's my turn to help someone. It's right there, room 10. On the second floor. Listen, I don't want to freak you out, okay? But you have to be twice as careful now. I know it's easier said than done, but you should get rid of that phone. Sì. Okay. Vero. You can always get a burner later. Trust me. And Sean, talk to Daniel. He deserves Brody, to... You're not leaving, are you? Yes, I am, but not until Santa Brody gives you a goodbye gift. Ta-da! I mean, ho, ho, ho. And don't you dare argue about it. I'll leave it right here if you do. Okay, you win. Thanks, Brody. Ci ha dato dell'attrezzatura da campeggio, che carino. Feels good. Ah, è uno zaino nuovo, uno zaino da campeggio. Here, looks like it's yours now. As always. È una roba usata. I didn't forgive you. I've had it since my Senti, first io avevo road la roba usata dei miei cugini, quindi non ti lamentare. And it's always kept me maschi. Safe. Now it's yours. Ti va già cool. bene. Do you think it's okay if she wears it? Like our official guard dog? Sure. It's your bandana now. Okay. Time for me to hit the road again. Hey, don't look so sad. You can contact me on my blog, A Tribe Called West. So, you better keep me posted when you can, okay? We will. Thanks again, Brody. Che brava persona. Ah, bro hug. Ah.
Wish you could stay with us. Me too, kid. Sorry, I'll probably think of a better goodbye when I'm on the road, but until then, take care, my dudes. Bye, Brody, e grazie. I'm gonna miss him. Da. Me too. Con quell'auto da funerale. Adoro. Troppo carino. Okay. Time to hit the sack. Don't worry, Mushroom. I got you. Dobbiamo prendere una stanza. Do you think it will have Netflix or a jacuzzi? Dude, la jacuzzi this is some motel, so, not an Airbnb. If you're lucky, it'll have cable and a hot shower. Già. Sì, ma come entriamo? Ci ha preso una stanza? Ah sì, è questa. Ah, sì, la stanza numero 10. Madonna, santa, l'Alzheimer. La stanza 10. Quattro toppe e un ciondolo, sì. Ho buttato il telefono perché sennò ci rintracciano. Sean, look. Room 10. I found it. No shit, Sherlock Diaz. Ooh. Check it out. It even has a bathtub. Good. I'm gonna throw you in, cave boy. We can watch TV too. Dai, carina, abbastanza. Whoa. This is nice. And warm. This bed is soft. What about this one? Madonna, quant'è che non dormo nemmeno in un letto? Not bad. But too far from the TV. Can I take the one in front of the TV? Huh? Wanna play it over rock, paper, scissors? Oh, there's no way you can beat me, but... Ready? I am so ready to beat you. Ah. The pet is mine. I knew I'd beat you. See? And I knew you'd brag about it. Don't be salty. It's a fair win. Yeah, ha it ragione, is. Ha ragione, è stato fair. I surrender. All right. I'm gonna run a bath. We totally reek. Especially you, Pig Pen. I wouldn't be so sure, Cave Boy. I'll call you when it's ready. I'll be right here. Of course you will. Oh, cool. Hot Dog Man is on! Che bello, ooh, lo zaino nuovo. I remember this episode. Carino così, vero? Con tutti gli adesivi di Max e Chloe. Cos'è questa? Quella è di Brody. Deve essersela dimenticata quando mi ha dato lo zaino. Ok. Lettera di Brody. Brody ci ha lasciato questa lettera nello zaino. Sembra davvero preoccupato per noi. Sean, sono molto più bravo a scrivere che a parlare ed è per questo che ti sto scrivendo questa lettera mentre tu e Daniel dormite in macchina. Mi dispiace non potervi portare più avanti di così, ma purtroppo degli impegni. Anche se non è perfetta, la famiglia è sempre la famiglia. Quando ci siamo incontrati, stavo andando nello Utah dove mia madre sta perdendo la sua lotta contro il cancro e io devo essere accanto a lei. Troverai dei soldi nello zaino, è tutto quello che mi rimane, ma voi ne avete più bisogno di me. Hai un bell'obiettivo e devi seguire il tuo istinto, ma ti prego, fai attenzione, proteggi sempre e comunque tuo fratello. Vedrai che quando gli dirai la verità su quello che è successo a Seattle, ti renderai conto che condividere il dolore vi renderà più forti. Quando arrivate in Messico, cercate di non attirare l'attenzione finché incontrerete persone di cui vi potete davvero fidare. In ogni caso, penso che sarete più al sicuro là che qua. Un poliziotto morto di questi giorni non è un buon punto di partenza per negoziare. Mi piacerebbe avervi incontrati in circostanze migliori, ma sono felice di avervi potuto aiutare in qualche modo. Abbiate cura di voi, Brody. Postscriptum, scrivimi quando siete al sicuro. A Tribe Called West sono sempre online quando non sto guidando. Era da un bel po' che non scrivevo a mano, spero che tu riesca a decifrare la mia scrittura. Tanti cuori per Brody. Che brava persona. Thanks for everything, Brody. Ah. I'll be extra careful. Ah, ok, ok, la lettera è qua sopra. L'aveva lasciata lì. Yeah. Don't think we'll be coming back this way. Già. Ghiaccio gratis. Yeah.
I used to be all over that show, too. At least it's keeping Daniel busy. Ferro da stiro, cravatta, paletta. Yeah, like I'm gonna sweep the carpet. I can see why they left that tie. Sì, è orribile. A cheap souvenir for a cheap trip. Makes sense. I tried to iron my shirts once. Burned a hole through them. Ok, penso che non ci serva nulla di quello che c'è qua dentro. This episode is awesome. You should sit down and watch it with me. Prody gave us some cash so we can take one of these tomorrow. Yeah, let's go hike tomorrow. Just for fun. Yeah. Fuck Halloween. Wish we could go there and pretend nothing happened. Allora, direi che è arrivato il momento di farci un bagno. Porta scorrevole? Aspetta. Guardiamo un pochino l'attimo insieme prima di andare a fare il bagno. What's up? The buns want to catch Hot Dog Man and turn him into sausage meat. Oh yeah. The giant meatball attacks in the next episode, right? Yes. And they get to meet the city mayo. Man, it's been ages. Guarda come dorme Masha, piccolina. Why don't you watch Hot Dog Man with me anymore? I'm too old. La polizia mi aveva mandato un messaggio e mi avevano detto di consegnarmi. I've seen it so many times. Okay, Grandpa Sean. Feels so good to sit down and watch TV. True. Beh, se riusciamo a fuggire in Messico potremmo farlo. Il problema è che qua in America non lo possiamo fare. Piccola. Sono contenta che l'abbiamo portata via. Di sicuro... Beh, oddio, la signora sembrava una brava persona. Il problema era il proprietario, il marito di lei. Insopportabile. Watch out for Grandpa Sean! Stop! Sean! No! Schiacciandoci? Come on! Next time, you'll respect the old man. Dai, direi che possiamo andare a farci... Ok. La doccia o il bagno, non so cosa c'è nel bagno, andiamo a vedere. I know, but I gotta take care of the bath. Don't forget you're up soon. I know. Ma che cosa è successo qua, questi cavi? Asciugamani puliti e letto. Vai. Let's put this in the bathroom for Prince Daniel. Shh. Damn. Bello. I could paint this shit. Non è vero, è carino. Capito, non è che perché adesso te sei bravissimo a disegnare, i quadri fanno tutti schifo, eh. I miss GPS already. But at least we're progressing south. Regole del motel? No worries. We don't have to build a fire tonight. Non so se dovrei abbassare un pochino il volume. Diciamo che lo abbasso giusto un pelo, giusto per stare tranquilla, magari è troppo alto. Hey, can you turn that down, please? Okay, okay. Non si sa mai. Meglio essere previdenti. Damn! That fucking redneck hit me hard. Turn the other cheek, they said. Sicurino, sarà l'ercio ormai. It's kind of cool to have your bed now. Ah, prima non lo volevi perché era usato, adesso è cool. My hair feels like it's coated in dirt. Adesso rilaviamo. A shower after Daniel will be bliss. Ah, lo preparo prima per Daniel. Ok. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Yeah. Time to be a kid again. Le mini boccettine. Sono quelle in monouso. Man, this hot water is going to feel so good. Vai. Fill her up. Ugh,
Yuck, Sean. There's a condom in my bag. Gross. Io l'ho dimenticata, hey, del preservativo. Don't touch that. You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come Dai, on. Bel bagno. Che non penso che avremo tantissime occasioni di farlo. Mi ero totalmente dimenticata del preservativo nello zaino. Porca miseria. Sì, ma il cane lo metti giù però. Sorry, man, I forgot to. Use as much soap as you want. It's free. Oh, everything? Cool. Yeah, clean up good. But leave some for me, bro. Niente, bagno con il cane. I should throw my phone away while Daniel is washing. He'd freak out if he saw me. Allora, scarpe di Daniel. Some things do not change. Queste scarpe invece dovremmo cambiarle, perché poverino ha detto che fa fatica comunque a camminare. Time to say goodbye to modern life. Cosa fa a scrivere l'ultimo messaggio a Laila? Lo sapevo. Shit. Lila's freaking out. Maybe I should leave her out of this. Or she'll get into trouble too. No, non chiamarla. Vorrei tantissimo chiamarla, ma se la chiamo secondo me ci beccano. Saluto. Sì, scusate. Ok. Wait. Ok, ok. And action. Daniel, get your butt in here right now. What? What did I do? You forgot to open this present. What is this? Socks? Underwear? That's it? Yeah. Pretty cool, huh? That's what I got when I was a kid. Not funny. Yeah, it is. Dude, check out your face. Buttalo, 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 basta. Buttalo. Altrimenti esce Daniel dal bagno che lo trova tutto così conciato che ha appena pianto, non, no. Okay. Ah. Don't think about it. Just tell Daniel. Glielo devo dire adesso? Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance. Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. No, diglielo adesso, ma come Serious. Minimo questo accenderà la TV e lo scopre da solo. What's the big deal? Ma porca miseria. Glielo volevo dire adesso. Se la beveva dopo la soda. Ehi, 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 ehi. L'ha scoperto, l'ha scoperto, l'ha scoperto. L'ha scoperto di sicuro. Madonna, Sean, torna dentro. Daniel. Lo sapevo! Oh, fuck! Oh my god! Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad!
an accident. I fucked up, and a cop shot him. No! No! It's not true! I'm so sorry. Why? Why did you lie to me? I was scared, Daniel. I didn't know what to say. You should have told me. I couldn't believe it either. I didn't mean to. It's not fair. Hey, come on. I'm here. It's okay. No, it's not. Non è stato lui a causare il tornado, vero? What, Dad? Quello che ha spazzato, che avrebbe spazzato via Arcadia Bay. You told me we were gonna see it, Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I promise I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Mamma mia. Oh, ero sicura che l'avrebbe scoperto, guarda, perché me ne uscivo un attimo. Sean. Am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? Più che altro è stato lui a uccidere il poliziotto. I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together. But one day, hunters took their dad away. Now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the Great Big Forest. Purino, Daniel. Che poraccio anche Sean, deve farsi forza per tutti e due.